Ok, buongiorno a tutti. Iniziamo con il solito nominativi fritti e mappamondi. Paranoia, disse Reid. Il mio mestiere la chiamo così. È incredibile che possano fare una cosa simile. Rischierebbero la guerra e l'annientamento. Potrebbero rischiarla benissimo. Noi in fondo siamo quello che ha scampato l'annichilimento tra materia e antimateria. Oggi sono con me Roberto Arista e Marco Ferrari. Presentatevi, insomma. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Parleremo di proiezioni cartografiche. Ovviamente non sarà una lezione di cartografia, ma sarà una chiacchiera sulla potenza delle varie proiezioni cartografiche come elementi di quello che abbiamo definito le scorse volte elementi di scrittura sinsemica. Cominciamo quindi dal dare quattro coordinate fondamentali sulle proiezioni cartografiche. Innanzitutto abbiamo proposto tre, insomma, due tipologie di classificazione, ordinamento che ci potranno guidare in questo percorso. Intanto, appunto, insomma, voi tutti avete provato a sbucciare un'arancia e vi siete resi conto che la buccia dell'arancia non riesce ad essere schiacciata e diventare piatta. L'unico modo sarebbe proiettare, insomma, la buccia dell'arancia su una superficie piana. Ma come? I principali criteri sono quelli che si vedono in questa slide. Quindi proiezioni azimutali a sinistra, coniche, quelle in mezzo e cilindriche. E quindi in base a come viene proiettato il mondo sulla sfera, su una superficie che poi può essere aperta, si possono osservare le varie proiezioni. Voi, Marco e Roberto, se avete da dire, intervenite tranquillamente, tanto è più una chiacchierata che una presentazione. Sì, La grazie. seconda. Diciamo, sì. Lasciamo parlare a te, poi in caso appunto pian Ah, piano interveniamo anche noi. ok. Sulla la seconda modalità che insomma vi proponiamo è quella di osservare le proiezioni cartografiche sulla base di come si delle proprietà che hanno. In particolare alcune proiezioni rappresentano con precisione alcune distanze. Quella a sinistra è la proiezione Werner. Praticamente consente di avere delle distanze costanti a partire dal polo nord e come dire, cioè tutti i raggi partono dal polo nord e tutte le distanze misurate sui paralleli. La seconda è quella di rappresentare correttamente le aree, quindi le proiezioni equilaterali, in particolare quella presentiamo una Gall Peters e l'ultima, quella a destra, quella che probabilmente tutti quanti avete visto più spesso, è la proiezione Mercatore che invece soprattutto localmente rispetta piuttosto correttamente le forme. Bene, questo è, diciamo così, tutto tagliato con l'accetta. Una caratteristica fondamentale di tutte le proiezioni è che tutte le proiezioni in qualche misura sono sbagliate, presentano delle forti distorsioni. In particolare, vabbè, questo è un caso piuttosto famoso, la proiezione Mercatore di sinistra presenta una fortissima distorsione delle superfici. Vedete quelli che vedete, quei cerchi che vedete sono indicatori Tissot, sono degli indicatori che mostrano come viene distorta la proiezione rispetto ad una determinata posizione.
vedete che in prossimità dell'equatore i cerchi hanno una certa dimensione, una certa forma, e in prossimità del circolo polare artico, ad esempio, sono molto più grandi. Viceversa, nella proiezione Gall che vedete sulla destra, i cerchi saranno lunghi e stretti in prossimità dell'equatore, quindi ci sarà una distorsione in quel senso della carta, e bassi e larghi in prossimità del circolo polare, e quindi ci sarà una distorsione nell'altro senso. E queste distorsioni sono praticamente inevitabili. In qualsiasi modo vogliate girare e schiacciare la mappa, le distorsioni sono inevitabili. E di queste distorsioni bisogna tenere conto per fare qualsiasi operazione, per usare la proiezione corretta, per poter dire le cose che si intendono dire. Insomma, una conoscenza di queste proiezioni vi consente in sostanza di fare una scelta più giusta delle altre. C'è una cosa interessante da aggiungere, se posso aggiungere una cosa, è che se andiamo all'immagine, quella di prima, dove ci sono le tre categorie di proiezione, quella diciamo in bianco e nero, vai ancora, no? Più su di due? Ecco, questa qui, la distorsione è nulla nel momento in cui la sfera interseca la superficie di proiezione. Quindi, ad esempio, quelle azimutali, che sono, come in questo caso, centrate al polo, si usano tendenzialmente per rappresentare i poli, perché lì al centro, appunto dove la sfera interseca il piano, la distorsione è nulla. Quelle appunto cilindriche invece sono nulla, la distorsione è nulla all'equatore, quindi vanno bene per i plani sferi di solito, mentre quelle coniche di solito vengono utilizzate per porzione della sfera, perché di fatto il cono comunque non riesce a coprire tutta la... o comunque deforma moltissimo man mano che si allontana dal centro. Quindi, ecco, questo è interessante per capire un po' come la logica di queste distorsioni. Certo, poi ci sono... è chiaro che queste non riassumono tutte le proiezioni possibili, molte sono combinazioni, interpolazioni di queste varianti principali, ecco. Forse un po', sì. Cioè, può aver senso anche notare che diciamo in un'epoca pre-GPS, pre-satellite, diciamo le mappe erano uno strumento attivo di uno strumento di lavoro legato a diversi mestieri che adesso di cui raramente teniamo anche più traccia, abbiamo memoria, e c'è da dire che era interessante appunto le peculiarità di ogni tipologia di proiezione, spesso venivano usate in combinazioni fra differenti tipologie di mappe. Quindi c'era la possibilità, ad esempio in ambito di navigazione, di saltare fra differenti tipologie di mappe nel costruire una rotta il più ottimale, certo, approssimata questo possibile. Questo lo vediamo nel dettaglio poi quando parleremo della mnemonica e della Mercatore, insomma. Esatto. Questo, certo. Vabbè, insomma, l'area che vedete in blu è quella dove si verifica una distorsione accettabile. Quindi vedete che a seconda della proiezione la distorsione accettabile è distribuita in maniera diversa. Ecco. Una proiezione interessante è questa, la Van der Grinten terza, perché viola tutte le proprietà della griglia, diciamo così. Se voi avete presente, appunto, immagino tutti quanti, che il mondo si può dividere in meridiani e paralleli. I meridiani sono circonferenze ortodromiche, che insomma sono piene circonferenze della Terra, e i paralleli sono circonferenze con un raggio via via inferiore man mano che si avvicina al polo. È una caratteristica che formano angoli di 90 gradi tra l'una e l'altra, e la distanza tra ogni incrocio lungo lo stesso parallelo, ad esempio, rimane costante, e le superfici racchiuse, praticamente ogni cella, diciamo, tra meridiano e parallelo racchiude un'area della stessa dimensione, e
l'equatore e i meridiani non cambiano direzione, essendo ortodromiche, quindi circonferenze massime. E questa proiezione è interessante perché viola tutte queste proprietà. E, però è una proiezione che è molto efficace, insomma, tolti i poli, dove avviene una grossa distorsione, l'area centrale è, diciamo così, riesce a rappresentare senza distorsioni particolarmente significative gran parte della, dell'area abitata, diciamo, della, della Terra. Passiamo a vedere più nel dettaglio alcune proiezioni che conservano delle caratteristiche e vediamo che, ad esempio, ci sono proiezioni equalarea, in sostanza, quindi in cui tutte le aree anche sul globo vengono rispettate, sia azimutali, ad esempio, come ad esempio questa Lambert azimutale equalarea, dove appunto le superfici dei continenti, degli oceani, eccetera, sono equivalenti a quelle sulla, sul globo, però è una proiezione azimutale, in questo caso non è centrata sui poli, ma è centrata sull'equatore. La GAL che abbiamo visto prima, questa è famosa perché è stata anche insomma, presentata negli anni 70 come quella, la versione centrata sul 45° parallelo, come una rappresentazione più fedele, diciamo, delle super... Questa è sbagliata, c'è un errore, non è questa, una, questa non è una GAL. Se, se questa è una GAL, io sono Marco Ferrari. C'è un, stato un piccolo errore nelle diapositive. Comunque, fondamentalmente, era quella che abbiamo presentato all'inizio. E questa invece è una conica. Vedete che la conica, è, ad esempio, è molto efficace, come diceva Marco prima, nel rappresentare un, un'area molto definita, come un continente... il, di piccole dimensioni come l'Europa, ma funziona abbastanza bene anche per il Nord America oppure per il Sud America, visto dal sud. Qui c'è un'altra, una GOT equalare elliptical, una versione ellittica di una proiezione equalarea, e qui invece ci sono alcune proiezioni equidistanti. È chiaro che misurare una distanza su una superficie piana quando il nostro, diciamo così, referente è su un globo è piuttosto complicato. Però, ad esempio, in questa proiezione le distanze sull'equatore equivalgono alle distanze lungo i meridiani, non in diagonale perché ci sono delle distorsioni, ma lungo i meridiani le distanze sono le stesse. Andando in verticale o in orizzontale, ed è già tanto riuscire a fare una cosa di questo tipo. Questa è esattamente il simmetrico, cioè le distanze lungo i paralleli e quella lungo il meridiano centrale si equivalgono in sostanza. E questa è quella che avevamo visto prima, dove gli elementi della circonferenza e quelli lungo i paralleli, le distanze, da, come dire, i raggi che partono dal polo e gli elementi, come dire, sui paralleli, tutte le lunghezze sui paralleli sono equidistanti. Come vedete è difficilissimo avere una proiezione che mostri tante distanze in maniera coerente. Quindi quasi tutto quello che vedete su una carta geografica viene distorto più o meno abbondantemente. Quindi bisogna sapere, conoscere questi limiti per riuscire ad utilizzarli e evitare che questi limiti influiscano negativamente su quello che vogliamo dire. Qui ci sono una serie di altre proiezioni conformali. Questa è una conica conformale. Vedete come l'Europa funziona bene in questo, con questo tipo di proiezione. Questa è la Natural Earth, l'abbiamo presentata prima. Anche questa presenta distorsioni molto basse. E questa è una... Robinson, credo. Credo. Sì.
Vabbè, poi veniamo alla cosa che stava raccontando Roberto prima, la differenza tra ortodromiche e lossodromiche, e perché appunto i navigatori usavano due proiezioni diverse per costruire una rotta. Sì, allora, chiaramente parliamo di un periodo in cui tutto questo veniva fatto, come dire, con riga, compasso su diciamo un tavolo di navigazione. Ma fondamentalmente c'era una necessità di fare uso del rilievo fatto mediante, diciamo, la strumentazione della bussola e riportare su una mappa ciò che era stato rilevato da una misurazione dell'ambiente circostante. E il problema però era quello di individuare il tragitto più breve per giungere da un punto a un altro. E considerato che su, diciamo, in geometria sferica il modo più rapido, muovendosi sulla superficie della sfera, ovviamente, per raggiungere due posizioni in due punti differenti della superficie della sfera, non è una linea retta, ma è un arco di circonferenza il cui centro corrisponde al centro della sfera. E considerato che la mappa che fa più fede in termini di un rilevamento di bussola non permette l'individuazione della rotta più breve per congiungersi da un punto a un altro, un navigatore avrebbe fondamentalmente fatto un rilievo di direzione di navigazione su un mercatore e poi avrebbe utilizzato una mnemonica per spezzare la linea tracciata sul mercatore in modo da abbreviare il più possibile la navigazione, creando una spezzata che corrispondesse il più possibile all'arco di circonferenza in grado di connettere più rapidamente da un punto a un altro. Quindi, due differenti proiezioni vengono sfruttate in ciò che nella funzione che servono meglio in combinazione. Per precisare ancora di più, su una proiezione mercatore, la proiezione mercatore è l'unica proiezione che consente di rappresentare correttamente con una linea una rotta. Praticamente perché nella proiezione mercatore, se io traccio una retta, questa retta interseca con un determinato angolo tutti i meridiani, e questa intersezione corrisponde a quello che succede in una, diciamo così, sulla sfera. E questa curva che esce, una spirale che va verso il polo nord o il polo sud, se io vado in direzione più verso nord o più verso sud, praticamente è una spirale che si chiama lossodromica, che interseca tutti i meridiani con lo stesso angolo. E qui viene rappresentata come una retta, quindi la mia diagonale attraversa questa mappa. In questo modo, quindi, se io seguo sulla mia bussola la direzione 35 gradi nord, io praticamente taglio tutti i meridiani con quella direzione lì, e quindi su questa mappa seguo una retta. Però ovviamente questa spirale non è certo la traiettoria più breve per percorrere una distanza, una grande distanza. Allora, quello che mi serve è vedere questa proiezione, che è la mnemonica, appunto, dove tutte le ortodromiche, cioè quelle che Roberto prima descriveva come appunto le minori distanze possibili tra due punti, vengono rappresentate come rette. E io quindi su questa ortodromica traccio le mie rette per vedere qual è la minore distanza,
In pratica poi vedo con quali angoli intersecano i vari meridiani, i vari meridiani, e poi appunto faccio l'operazione che descriveva prima Roberto sulla mia mercatura, che mi consente di navigare. Quindi per dire, queste due differenti proprietà. La questione grossa è che effettivamente la mercatore oggi viene usata per tantissime cose, e tra cui magari anche la navigazione, ma noi la consideriamo la rappresentazione che più convenzionale. Quando in realtà... Per esempio, scusami, non volevo interromperti, però in questo senso volevo dire come appunto questo paradosso sia abbastanza evidente quando, ad esempio, prendete un volo per andare negli Stati Uniti, dall'Europa negli Stati Uniti o anche verso Oriente, comunque c'è un volo di una certa distanza, quindi un transcontinentale, e le mappe che di solito sono caricate sui sistemi di intrattenimento a bordo sono basate su Google Maps o su altri sistemi, diciamo, di cartografia digitale esistenti, che utilizzano tutti una variazione della Mercatore, comunque di fatto una Mercatore, in cui appunto vedete in maniera quasi controintuitiva come un aereo per andare da Milano, Roma, New York, appunto non va in linea retta verso New York, almeno una retta rappresentata dalla Mercatore, ma in realtà fa un arco apparentemente controintuitivo, cioè verso nord, verso l'Islanda, poi attraversa la punta più bassa della Groenlandia e poi arriva in America. Quindi anche interessante come anche una rappresentazione che dovrebbe essere invece informare quello che sta succedendo su un volo, in realtà presenta un'informazione in maniera quasi appunto apparentemente contraddittoria, controintuitiva quantomeno. Sì, per dire, uno non si spiegherebbe perché per andare dal Giappone al Brasile debba passare dall'Alaska, e invece curiosamente la traiettoria è più breve. Questo è un esempio interessante, la mnemonica cubica. Si può creare un dado e praticamente con le varie facce, insomma, come proiezioni mnemoniche, in cui appunto ogni retta corrisponde appunto a una traiettoria più breve. Quindi è molto interessante questa figura. Un'altra proiezione interessante è la mercatore trasversa. Qui Marco credo che tu abbia parecchio da dire, perché è il tuo terreno. In realtà quella più sotto, che è una variazione, quella successiva, che è una variazione della mercatura trasversa, quella satellitare. Sì, questa, diciamo, questo è un capitolo interessante, nel senso che volevo iniziare appunto con queste immagini che fanno vedere a sinistra diciamo, il primo satellite Landsat. Come forse sapete, il Landsat è, cioè, più che un satellite, è un programma di remote sensing, quindi di satelliti progettati per l'osservazione da remoto della superficie terrestre, ed è il programma satellitare più longevo della storia. Infatti, il primo satellite, insomma, il primo della generazione, satellite della generazione Landsat, è stato messo in orbita nel 72, e da quel momento fino ad ora, attualmente in orbita sono due satelliti, il 7 e l'8, in attesa che il 9 venga messo in orbita l'anno prossimo. Appunto, dal 1972 almeno un satellite Landsat ha sempre orbitato attorno alla Terra. Quindi vuol dire che noi dal 72 in poi abbiamo una sequenza di immagini continua di tutta la superficie terrestre, non di tutta la superficie terrestre, ma quantomeno delle terre emerse. Quindi è quello che poi, ad esempio, quando andate su Google Earth Engine, vi permette di fare questi video in cui si vede come tutte le varie porzioni del pianeta sono cambiate nel corso degli ultimi 30-40 anni. Comunque dicevo che un satellite Landsat, come quasi tutti i satelliti di remote sensing, è un satellite in orbita polare. Quindi, come vedete dall'immagine a destra, dallo schema a destra, il satellite in orbita polare circola, diciamo, orientato in questo senso, quindi diciamo nord-sud, quindi la sua orbita passa sempre molto vicino al polo, e sotto di esso la Terra ruota. Quindi un satellite impiega circa 99 minuti a fare un'orbita, e in circa 16 giorni riesce a coprire integralmente la superficie terrestre. La cosa interessante è che questa orbita non è, diciamo, perfettamente allineata ai meridiani, ma è inclinata. E quindi diciamo, i cartografi della NASA, se vai nell'immagine successiva, diciamo, hanno Arrivo. dovuto
trovare una proiezione che permettesse in maniera, come dire, immediata, diretta, il trasferimento, la corretta proiezione appunto dei dati, delle immagini prodotte dall'Ansat, in modo che potessero essere allineate, quindi tra di loro formare poi un mosaico completo della superficie del pianeta. Questa proiezione è stata creata appunto negli anni 70 da John Snyder, che era appunto un cartografo poi assunto dalla NASA, ed è una delle proiezioni più complesse, perché appunto l'orbita del satellite è un'orbita appunto abbastanza erratica, per cui si deve tenere insieme molti parametri geometrici diversi. E appunto questa immagine che vedete qui è, diciamo, lo svolgimento di tutta la superficie allineata a un'orbita ipotetica del satellite. Un'altra famiglia, poi le proiezioni satellitari sono interessanti perché, come dire, sono delle proiezioni da un certo punto di vista meno rigorose di quelle che usiamo talvolta per il planisfero, perché spesso sono utilizzate appunto per delle porzioni della superficie terrestre e sono delle viste molto distorte, perché sono quasi come delle prospettive, no? Quindi è difficile misurare qualcosa su queste proiezioni, però sono molto diciamo spettacolari, sono quasi dei diorami della Terra, e di fatto simulano la vista che un satellite, ad esempio, non so, la Stazione Spaziale Internazionale, ha della superficie terrestre orbitando attorno alla Terra. E quindi i parametri per poterli definire sono l'altezza della superficie e la distanza focale. Sono state rese particolarmente famose dal lavoro di Richard Harrison, che era un cartografo, un illustratore, che ha lavorato molto per Fortune Magazine negli anni 40 e 50, in cui soprattutto appunto a metà degli anni 40 ha creato molte mappe che descrivevano i vari teatri di guerra della Seconda Guerra Mondiale. E quindi sono molto interessanti, secondo me, perché ribaltano innanzitutto il punto di vista classico, canonico, in cui si vede l'orientamento dei vari continenti, e fanno vedere come le prospettive sui diversi teatri di guerra da parte delle potenze che vi partecipavano. Quindi, ad esempio, la prospettiva di una possibile invasione degli Stati Uniti dall'Alaska, per dire, oppure la vista del Giappone, dalla costa asiatica e via così. Quindi in questo senso sono appunto la capacità che hanno avuto di riconfigurare l'immaginario della superficie terrestre in quegli anni è stata molto grande. Comunque quello che hai detto sulla questione appunto che alcune proiezioni hanno una proprietà più espressiva e altre invece servono per fare misure, misurazioni, proiezioni più funzionali, riflette il fatto che appunto non è neutra la scelta di una proiezione. Certo. È quello che determina il contesto, diciamo così, di quello che poi ci devi fare attorno e sopra, in sostanza. Ci sono... Solo per dire che ad esempio la scelta del... perché la tipologia di proiezione che viene utilizzata nella maggior parte dei sistemi di web mapping è una derivazione a partire dalla Mercatore, ed è scelta anche quella è scelta con una funzione in realtà che non è legata alla capacità espressiva, ma alla richiesta computazionale tutto sommato abbastanza ridotta rispetto, tra l'altro, a una Mercatore classica. Proprio perché viene ridotta, so se ci fate caso, non so neanche se sia possibile inquadrare l'Antartide, i poli in generale, perché questa tipologia di proiezione prevede che da un certo parallelo in poi non sia più, cioè la distorsione è tale che non viene data più alcuna tipologia di proiezione. Quindi in realtà diciamo, c'è una funzionalità anche lì, di fatto poi è diventata la mappa e quindi viene utilizzata un po' per tutto, ma la sua finalità sta nell'essere agevole per il sistema che la tiene in piedi fondamentalmente. Sì, un altro aspetto che ad esempio si vede in questa immagine, che è sempre una carta disegnata da Harrison, qui vedete chiaramente l'orografia, no?
la conformazione tridimensionale della superficie delle terre emerse, che in una proiezione tradizionalmente non si considera. Le proiezioni, diciamo, deform considera solamente, cioè, in uno spazio cartesiano, gli assi x e y, quindi il piano, mentre l'asse z non viene mai, diciamo, non appartiene ai problemi geometrici di una proiezione. In questo caso, invece, appunto, dal momento che queste immagini sono, appunto, per me così più dei diorami che delle proiezioni vere e proprie, invece qui viene addirittura enfatizzata, esagerata la descrizione della topografia. Quindi c'è questa, sia tramite, diciamo, un disegno semplificato della, diciamo, delle catene montuose, e poi anche con l'ombreggiatura, in cui appunto viene resa molto evidente appunto la conformazione tridimensionale della superficie. Per dare un'idea dell'esagerazione, il diametro della Terra è 12.000 km, la montagna più alta è poco meno di 9 km. Quindi in realtà sarebbe quasi liscia la superficie della Terra, anche considerando le montagne tutto. Qui chiaramente viene tutto esagerato, proprio perché lo scopo è appunto quello di mettere in evidenza alcuni aspetti. È ovvio che però c'è sempre, come al solito, il problema del il valore di verità percepito di una proiezione, di un grafico, che è generalmente esagerato da parte del lettore. Insomma, noi diamo quasi un valore di verità a una proiezione di questo tipo con le montagne esagerate, senza renderci conto che le proporzioni sono chiaramente esasperate, con fini chiaramente comunicativi. Però è una cosa di cui è chiaro che è necessario tenere conto, così come le rappresentazioni che abbiamo in mente della dimensione della Terra e la dimensione della distanza tra la Terra e la Luna e la Terra sono molto distanti, non so come dire, sarebbero molto piccole, e di solito si rappresenta molto vicine invece. È interessante poi della produzione di queste immagini, sono degli anni 40, quindi immaginatevi che sono, come dire, i mezzi per che calcolare e produrre queste immagini non erano quelli che abbiamo a disposizione oggi. Non ho trovato un'immagine, però il modo in cui Harrison faceva queste carte era, di fatto, fotografava dei planisferi in modo da avere una traccia sulla quale poi mettersi a lavorare e, diciamo, e tracciare poi il disegno vero e proprio. Quindi è interessante come, di fatto, lo stesso strumento che produce la base della cartografia sia, di fatto, uno strumento fotografico che simula appunto una vista, come poi gli anni successivi il satellite le riesce a vedere. Quindi, come dire, la stessa meccanismo di riproduzione di un'immagine di questo tipo simula in miniatura quello che poi avverrà 30 anni dopo con i satelliti. È una proiezione stereografica questa? Cioè, nel senso, no, questa è prospettica, quindi appunto veniva proprio, cioè c'è una distorsione focale data dalla lente della macchina fotografica. Che però ovviamente non esisteva negli anni 40. No, infatti, diciamo, queste non sono chiamate satellitari da lui, sono semplicemente delle viste, mentre poi vengono chiamate satellitari successivamente. Perché idealmente è possibile costruire una proiezione prospettica anche se non la stai fotografando, insomma. Sì, certo, vabbè, è un po' complicato, però sì, certo. Adesso facciamo una carrellata di varie proiezioni, non so come dire. Questa è una proiezione ortografica. Sì. Questa è interessante perché sembra molto simile a quella che abbiamo appena visto, però di fatto appunto è una proiezione, potremmo dire, ortogonale. Cioè la differenza che c'è tra questa e quelle precedenti è la stessa differenza che c'è tra una sonometria e una prospettiva. Quindi questa è di fatto una vista in cui la sfera viene proiettata in maniera ortogonale su un piano. Quindi vedete che il contorno della sfera è perfettamente circolare e si vede la metà esatta della superficie, che corrisponde alla, diciamo, alla metà della sfera esposta al piano di proiezione. Quindi a seconda di come questo piano di proiezione è inclinato rispetto alla sfera, o ed è tangente alla sfera, quello è il centro di questa proiezione. Chiaramente, se fossimo su Proxima Centauri, la nostra visione si approssimerebbe a questa qui. Da più vicino invece avremmo una visione come quelle precedenti, in cui alcune parti sono un po' nascoste dall'orizzonte. Certo. Questa invece?
Questa è una proiezione azimutale, equidistante appunto. Questa è sempre di Harrison, sempre per una serie che lui ha fatto per Fortune. Beh, qui vedete che in basso a destra ci sono questi due diagrammi che fanno vedere le due proiezioni complete, centrate la prima sul polo nord e la seconda sul polo sud. Quella colorata al centro è la stessa, diciamo, inscritta all'interno di un quadrato, quindi comunque di un quadrilatero, quindi un po' tagliata, non si vede infatti l'Antartide per niente, che invece sarebbe, diciamo, circonderebbe completamente gli oceani. La cosa interessante è che questa è una proiezione, la vedevamo prima, quindi su quelle azimutali, quindi sono centrate al polo, la distorsione è minima al polo, man mano che ci si allontana invece la distorsione diventa sempre maggiore. Dal punto di vista, come dire, contesto storico, culturale, queste proiezioni sono interessanti perché anche qui servono, diventano, come dire, cominciano ad avere un successo popolare per descrivere un mondo che a partire dagli anni 40 e 50 comincia a pensarsi in modo diverso grazie all'aviazione, quindi in cui le distanze appunto tra continenti apparentemente distanti, perché nei vari planisferi vengono rappresentati i poli opposti del quadrilatero, quindi ad esempio l'America e l'Asia, invece sono incredibilmente vicine. Quindi una proiezione azimutale polare di fatto permette di rappresentare molto bene appunto i tragitti di un aereo che deve volare dal Nord America all'Asia, oppure appunto anche dall'Europa attraverso il polo. Quindi anche in questo senso fa vedere come di fatto la maggior parte delle terre emerse sia in prossimità, non è di fatto divisa dagli oceani, ma guardando la Terra da un'altra prospettiva, in realtà questa visione cambia completamente. E Marco, mi permetto di aggiungere un aneddoto proprio in merito alle connessioni fra il continente americano e l'Asia. Prima dell'esistenza di voli transoceanici, che se non sbaglio verrà abbondantemente negli anni 60, una delle ragioni economiche più importanti dell'esistenza della città di Anchorage in Alaska era appunto quella di permettere lo stopover, adesso non mi viene il termine italiano, la possibilità per aerei che dovevano connettere gli Stati Uniti con l'Asia di fare una sosta, rifornirsi e poi ripartire alla volta del continente, proprio perché appunto l'Alaska, dalle mappe che siamo abituati a vedere appunto dalle Mercatore, sembra da tutt'altra parte rispetto all'Asia, ma in realtà è vicinissima. Cioè. Molto, molto interessante. Tra l'altro questa carta viene indicata anche la distorsione della scala, che mi sembra un fatto molto interessante, perché appunto proprio per evitare quell'effetto di valore di verità, diciamo così, che altrimenti creerebbe, insomma, problemi, come dire, di comprensione, insomma. Sì, poi appunto in questo caso, appunto, beh, qui si vede chiaramente come l'Australia sia completamente, no, in una dimensione relativa rispetto alle altre terre, completamente diversa. Poi anche è vero che, essendo centrata, la maggior parte delle terre emerse è nell'emisfero settentrionale, quindi in questo senso vuol dire che quasi rispetto a un Mercatore la deformazione, la distorsione qui è quasi meno problematica, ecco. Cioè, esiste allo stesso modo, anzi forse di più, però è meno importante forse. Qui c'è una azimutale equidistante. E questa è uguale, soltanto che il centro qui in questo caso è Mosca, non è il Polo Nord. Questa è una serie di mappe fatte dalla Cina negli anni 70, centrate in vari punti strategici per la politica estera americana. Quindi qui fa vedere come appunto ogni proiezione può essere centrata in un punto diverso. Questa idea del centramento, della centratura della mappa è chiaramente più evidente, più efficace in una proiezione di questo tipo, dove di fatto coincide esattamente con il centro di un cerchio, no? Quindi calcolare le distanze diventa molto,
molto immediato. Questa è una professione Res Armadillo, che è una, insomma, a mio parere molto interessante, perché consente, appunto, anche questa è centrata su Bari proprio, in onore della scuola open source, e consente di visualizzare bene, soprattutto per le mappe che parlano di storia, in base a come la centri, perché poi la puoi girare anche centrale a sud, insomma, e quindi fai vedere bene Sud America, Sud Africa e l'Australia, si possono vedere molto bene le disposizioni dei vari regni, imperi nel corso della storia. Secondo me è molto efficace in questo senso. C'è anche una versione semi-ellissoidale che ha un po' le stesse proprietà, molto, molto efficace in questo senso. Anche se secondo me l'armadillo è, puoi dire, un po' più conformale, ha distorsioni meno importanti nei poli. Poi c'è quest'altra proiezione che va benissimo per le piastrelle del bagno, è la Grigorten, e che dovrebbe, è più o meno simile anche alla famosa proiezione equipunziale di Peirce, quindi che permette di tassellare un piano con questa proiezione. C'è anche un interessante racconto di fantascienza in cui insomma, Yuri Gagarin esplora una ripetizione di terre piatte che è fatta esattamente con una tassellazione a partire da questa proiezione qua. Poi c'è questa qui, questa proiezione Cahill, quelle le varie proiezioni scomposte. Qui Marco sei tu l'esperto con tutto il lavoro su questo. Esperto direi di no, però questa forse fa vedere in maniera più chiara di altre l'operazione, no? Di trasposizione di una superficie sferica su un piano. In questo caso si tratta, come vedete nel diagramma a sinistra, della suddivisione della sfera in 8 semispicchi, quindi in 8 segmenti tra loro simmetrici, che poi vengono stesi su un piano e, diciamo, congiunti nelle parti in cui, diciamo, sui lati in cui appunto sono tangenti alla sfera. Qui la particolarità è quella di tenere anche qui, chiaramente la superficie potrebbe essere traslata in qualsiasi punto. In questa particolare rappresentazione che vedete a destra, invece, le terre emerse sono quasi tutte contigue, ad eccezione dell'Asia, che invece viene tagliata nella parte in alto. Comunque non ve l'abbiamo presentato, ma ci sono diverse proiezioni. Qui si vede la proiezione, diciamo così. Sì, anche questa, qualcuno nella chat dice una strategia di riduzione delle formazioni. Sì, perché qui ovviamente la deformazione, diciamo, finisce con i limiti di questi semispicchi, nel senso che la deformazione avviene tutta all'interno di ciascuna di queste porzioni. Quindi la deformazione è minima al centro di ciascuna, di queste aree, si espande verso i lati di queste sorte di triangoli, di questi semispicchi, e poi invece appunto riparte dal centro di ciascuna di queste altre porzioni. Quindi sì, esattamente questo. Sì, anche quando avevamo visto la gnomonica in forma di dado ha questa caratteristica. Però, ad esempio, alcune proiezioni si possono presentare in forma spezzata, con ad esempio privilegiando la terra. Soprattutto sono proiezioni ellittiche o simili, insomma, presentando la terra, le terre emerse oppure gli oceani con continuità. E quindi concentrandosi su un aspetto particolare, insomma. Diciamo che c'è, come dire, un gradiente tra la deformazione e la forma della carta. Cioè, più si predilige una forma rettangolare o quadrangolare della carta, più si deforma, più questa invece il perimetro della carta diventa irregolare, difficile da gestire, più la deformazione si riduce. Questo poi lo vediamo negli esempi che abbiamo
inserito alla fine, dove appunto questa idea della, diciamo, irregolarità della, del perimetro della carta viene portata all'estremo. Quella, la posizione di Cayley ha avuto poi varie reinterpretazioni negli anni successivi, questa è una reinterpretazione miglioramenti, se vogliamo, questa è un'altra variante, appunto, che si chiama Cayley-Case degli anni 70. Poi mi sembra che ci sia proprio un impoverimento oggi rispetto all'uso delle proiezioni, che avrebbero così tanto potenziale espressivo e di riuscire a descrivere una... Sì. Fino ad arrivare poi a questo un capitolo, diciamo, particolarmente interessante e ricco, che è quello, diciamo, del lavoro di Fuller, che probabilmente quasi tutti voi avete già sentito nominare. Fuller è stato... insomma, una figura poliedrica, un architetto, inventore, scrittore, teorico, vissuto per gran parte del Novecento, e tra le sue, come dire, invenzioni ha appunto inventato anche una nuova proiezione che poi lui ha chiamato di Maxion, secondo una serie di appunto altri oggetti, invenzioni che ha, una famiglia di invenzioni che ha appunto sviluppato nel corso della sua vita. Questa collezione di Maxion è interessante perché questo qui, questa immagine che vedete in particolare è il brevetto con cui lui ha depositato negli anni 40, in cui appunto vedete che la, diciamo, la Terra viene approssimata a una figura geometrica, un icosaedro, che è quella figura geometrica che vedete nell'immagine a sinistra, quindi quel solido a sinistra, e lo svolgimento, lo sviluppo di questo solido invece l'immagine a destra, quindi una proiezione composta da una serie di triangoli che poi viene, se viene l'immagine successiva, diciamo, questa proiezione ha avuto due sviluppi, questa prima in cui appunto sono dei triangoli tra loro diversi e poi invece una successiva che è quella dell'immagine successiva, la slide successiva. Sì, pazienza che la mia connessione è quella. Ah, ok, scusa. Che invece è composta da triangoli equilateri. E Fuller, diciamo, idea questa proiezione perché dice che c'è bisogno di una visione differente del mondo, no? In cui la cosa interessante della proiezione di Fuller è che anche qui la distorsione è molto contenuta perché avviene tutta all'interno di ciascuno di questi triangoli. È chiaramente una proiezione che in questa configurazione fa vedere come le terre emerse siano fra loro completamente collegate. Quindi uno dei primi utilizzi di questa immagine è stata quella di dimostrare come in epoca preistorica i primi membri della specie umana possono essere di fatto diffusi dall'Africa fino alla Patagonia o fino all'Australia, di fatto attraversando pochissimi tratti di mare, no? Chiaramente poi è una proiezione che nega la centralità, quindi è una proiezione che non ha un centro, è una figura che può essere, è una carta che può essere osservata da qualsiasi punto, ed è una figura poi appunto che, insomma, una proiezione che elimina anche il concetto di nord e sud, quindi in questo senso anche qui contrasta l'idea di classica, canonica, di un mondo suddiviso in due emisferi, che poi appunto ha chiaramente un impatto geopolitico sull'immaginario politico estremamente forte. C'è Roberto che ha una domanda. Non ho una domanda, nel senso riporto una domanda che è apparsa in chat. Chiedono qual è il titolo del racconto, del romanzo con protagonista Yuri Gagarin. Non l'avevo vista perché era nascosta da una roba. Non me lo ricordo, è praticamente una settimana che sto cercando di ricordarmi che romanzo era, e però non me lo ricordo. Quindi mi verrà in mente. Lo so, è così, purtroppo in una certa età capiterà anche a voi. No, invece volevo chiederti, Marco, una cosa su questa proiezione. Di base, all'interno dei vari triangoli, che proiezione è? Non lo so. Non lo sai. Beh, è tipo una conica? O... Forse è una conica, credo, sì. A occhio. Una conica. Sì, perché guardando la direzione del...
cioè i paralleli sono curvi, mentre i meridiani sono rettilinei e centrati, quindi sì, dovrebbe essere una conica. Questa purtroppo però è protetta da... Sì, questa è protetta da copyright, che appunto negli anni 40 Fuller la deposita un brevetto, quindi la protegge con un brevetto. Al momento tutto il lavoro di Fuller, diciamo, è proprietà o comunque gestito dal Buckminster Fuller Institute in California, che detiene anche i diritti per l'utilizzo di questa proiezione, quindi non tanto di una carta specifica o di un particolare, diciamo, artefatto prodotto di Fuller, ma proprio la proiezione cartografica. Ed è interessante come appunto oggi produrre questa proiezione non è così semplice, nel senso che ad esempio uno dei più diffusi software di gestione di dati cartografici, che è QGIS, non so se appunto qualcuno di voi l'ha sentito nominare, che appunto è un software open source utilizzato moltissimo per un'enorme comunità di sviluppatori, non permette al suo interno di visualizzare i dati, qualsiasi dato cartografico in questa proiezione, perché appunto, essendo open source, non ha la possibilità di pagare il Buckminster Fuller Institute per ottenere i diritti, per avere la form, quindi l'equazione matematica, la serie di equazioni che permette di produrre questa carta. Cosa che invece ad esempio trovate in ArcGIS, che è software concorrente a pagamento, che invece molto probabilmente è riuscito a coprire questi costi. Probabilmente online questa cosa si trova, per cui le formule per farlo esistono, perché qualcuno le ha ricostruite, però di fatto appunto in teoria ogni volta che qualcuno usa questa proiezione dovrebbe pagare i diritti al Buckminster Fuller Institute. Vabbè, peccato nel senso. Che poi è una cosa abbastanza in contraddizione con l'idea di Fuller, perché poi se uno legge Fuller, come dire, sì, la sua idea di diffusione dei dati andava abbastanza in contrario invece alla protezione della proprietà intellettuale. Sì, paradossalmente questo limite fa sì che questa protezione, che può essere veramente molto efficace nel rappresentare, nel dare un'immagine del mondo, venga in realtà confinata ad un contesto molto specifico e di fatto perda potenza, insomma. Ah, qualcuno scrive: se proiettata su un icosaedro, la proiezione di un singolo triangolo non sarebbe un azimutale? Diciamo. Può essere, bisogna essere, no, questo non so dirlo. Potrebbe essere un azimutale, però bisogna vedere quale, come potrebbe essere una conica volendo. Però penso, sì, potrebbe essere tranquillamente un azimutale. Se sono triangoli equilateri è sicuramente un icosaedro, ma invece l'altra non sono triangoli equilateri, no, ma sono... Sono due diversi tipi di triangoli, sì. Sono sempre i soliti formati? Cioè, no, ci sono equilateri e... sì. Vabbè. Penso che potrebbe essere una zenitale, però non bisognerebbe vederlo. Indagherò. E questa invece è bellissima? Queste sono appunto, diciamo, poliedriche o miriedriche. E sono un po' appunto una sorta di estremo, no? In cui si rende evidente come questa quasi corrisponde a una sorta di fotografia della buccia di un'arancia schiacciata malamente su un piano, in cui appunto le deformazioni, la rottura, l'interruzione della superficie stessa permette di ridurre al minimo la deformazione invece della parte, diciamo, piena della superficie. Questa è una serie di proiezioni poi codificate da questo matematico olandese negli anni 2000. Ce ne sono, di fatto, non difficile anche a parlare di proiezioni specifiche, nel senso che sono talmente, non avendo una forma riconoscibile, di fatto è più che altro un metodo, più che per generarle in maniera appunto continua, piuttosto che geometricamente regolare. Quindi, di fatto, in questo caso, appunto, il maggior numero di interruzioni permette di avere una deformazione minima. Questa è una, come si dice, prospettica che viene... In che senso?
Cioè, di base è una visione, una proiezione prospettica che viene smembrata? No, beh, proprio la superficie che viene, quindi non è più prospettica dopo. Sì, erano le prime, diciamo, di questo video, poi questo video va un po' avanti. Beh, molto belle queste qui con ecco, i particolari. Ci abbiamo messo praticamente un'ora esatta. Ah, qui abbiamo Roberto ha trovato il link del era lui? Sì, Charles Stross, sì, era lui. Sì, non era un. Sì, però è lui, perfetto. Google a volte ci prende. Sì. Funziona più meglio della mia memoria, senza dubbio. Ma, direi che chiedono se sono utilizzabili queste ultime proiezioni. Beh, è tutto utilizzabile, dipende un po' da cosa. Da cosa uno deve farlo. Sì, queste qui tra l'altro online si trovano con D3, che è un programma, diciamo, un linguaggio di programmazione su cui trovate praticamente tutte le proiezioni possibili. Quindi sì, diciamo, tecnicamente le potete utilizzare, perché sembra abbastanza semplice riprodurle. Poi dal punto di vista della, diciamo, utilizzo per presentare informazioni o dati, probabilmente sono un po'... Bisogna capire qual è il compromesso, no? Quale potrebbe essere l'utilizzo migliore. Infatti sono immagini, sono carte poco leggibili, perché appunto presentano un'alta frammentazione, però hanno il pregio di deformare pochissimo la aree, angoli e distanze. Quindi in questo senso sono molto precise dal punto di vista geometrico, però dal punto di vista visivo invece sono un po' ostiche. Dipende da cosa ci devi fare, nel senso che insomma quelle sui poliedri regolari sono a mio parere piuttosto efficaci, non so come dire. Sì, cioè, sì, secondo me quella di Fuller è una delle proiezioni migliori che siano state fatte, credo. Sì, appunto ma anche ma anche quelle che vedevamo sul tetraedro, sull'icosaedro, sul cubo, sono molto efficaci, insomma. Perché alla fine fanno vedere tante cose, ma anche alcune di queste che stiamo vedendo adesso. Chiaro che se quella che vedevamo centrata sugli oceani, è evidente che serve per mettere in luce maggiormente gli oceani, in genere sono anche spesso trascurati. Guarda questa qui sul dodecaedro. Insomma, mi sembra piuttosto efficace. Insomma. Secondo me è anche un peccato non utilizzarne tante, anche come non solamente per questioni funzionali, insomma, effettivamente alcune dimensioni espressive. Sono rese bene da una certa proiezione che mette in luce un aspetto piuttosto che un altro e forse farebbe anche un po' rendere più conto le persone che in realtà quello che noi vediamo appunto è una come dire, è comunque una distorsione. Questo è quello è uno dei problemi fondamentali, quello di riuscire a far capire che gli elementi sono distorti e alterati, insomma. Sì. Se qualcuno chiede, nell'ultima proiezione di Fuller i colori servono solo a distinguere poi l'equatore, no? I colori rappresentano, diciamo, delle isoterme, cioè insomma, un gradiente cromatico dal verde al rosso, passando per il giallo, corrispondente alla temperatura media annuale. Quindi, diciamo, sono delle linee che corrispondono ai confini cromatici tra i colori. Le aree con lo stesso colore vuol dire che condividono la stessa temperatura media durante l'anno. Quindi rappresentano un po' una visualizzazione del clima, appunto, globale.
chiaro influenzato che dalla latitudine prevalentemente, poi ovviamente anche dalla latitudine, anche se a questa scala qui è un po' difficile percepire la differenza di temperatura per gli lievi montuosi. E tra l'altro questo incrocia appunto la questione del rapporto tra cartografia e presentazione dei dati, in questo caso quantitativi, che è un altro aspetto. Sì, certo, importante. Esatto. Sì. E allora, c'è una domanda: che consigli reference su dove trovare mappe utilizzabili online? Si diceva prima delle librerie di D3. Sì, lì potete guardare, sì, c'è il lavoro di Mike Bostock, che ha di fatto codificato in D3 praticamente qualsiasi proiezione, cioè veramente centinaia, e adesso lo trovate prevalentemente su questo sito che si chiama, il nuovo progetto che si chiama observable.hq, e lì trovate tutto, quindi ne trovate veramente tantissime, le potete esportare in formato vettoriale, e quindi è molto, molto semplice poi riadattarle a qualsiasi, diciamo, poi necessità ne dovete usare. Poi in realtà con poco sforzo si può utilizzare in realtà, diciamo dire, di mappe online. Voi potete fare le vostre mappe in maniera molto semplice utilizzando un software GIS, quindi ad esempio QGIS, un software gratuito, di fatto anche senza scaricare nessun altro dato, QGIS vi permette di produrre una rappresentazione della, come dire, della superficie terrestre, con la differenza di base di terre emerse, mari, o anche riproiettare, per dire, Google Maps in qualsiasi proiezione in maniera completamente gratuita e con pochissimi passi. Quindi QGIS permette di caricare al suo interno, tramite un sistema di tiling, allo stesso modo che fa il browser Google Maps, e di esportare in alta risoluzione qualsiasi porzione della Terra e dell'intero planisfero in qualsiasi proiezione possibile. Quindi con veramente pochissimo sforzo riuscite a produrre una varietà di mappe con appunto dati già disponibili gratuitamente online, sì, in maniera abbastanza semplice. Quando scadranno i brevetti di Buckminster Fuller, la Terra sarà tutta rossa, e temo di sì. Esatto. Molto rapidamente. Poi dipende, bisogna vedere che scala si usa, perché se spostiamo la scala un po' più in là, allora torniamo ad avere. Probabilmente l'Antartide sarà verde a quel punto, coltivabile. Bene, se non ci sono altre domande? Oggi poche domande. Sì, scusate, utilizzo il microfono perché mi è più comodo. Rispetto alla domanda che faceva prima Enrico, in cui chiedeva se fossero utilizzabili oppure no, io chiederei se sono utilizzate oppure no. Cioè, al di là di, come dire, dell'uso comune che si può fare di una mappa quotidianamente su Google Maps, in ambiti, non so, professionali, militari, aviazione, vengono utilizzate forme di rappresentazione non dico questa qui di Fuller perché è protetta, però altre più spezzettate a buccia d'arancia, se vengono utilizzate oppure no? Quelle di Mire Aedral difficilmente le ho viste. Insomma, quelle più utilizzate forse sono le coniche, perché di fatto sì. Spesso le mappe sono, diciamo, i planisferi non hanno un grande utilizzo, come dire, operativo. Mm-hmm. Penso che, mentre le mappe regionali o continentali molto di più, quindi le proiezioni, quando vedete ad esempio le mappe degli Stati Uniti, anche in ambito giornalistico, per dire, le mappe dell'Europa, quindi di regioni un po' ampie, sono sempre proiezioni coniche. Cioè, la classica forma degli Stati Uniti che vedete poi ritagliata ovunque è sempre una proiezione conica. Quindi ci sono anche proprio delle forme, no, dei continenti o degli stati più grandi che noi riconosciamo, che non sono la Mercatore. Quando li vediamo in Mercatore sono una forma quasi diversa, riconoscibile. Per dire, anche l'Italia in questa forma, diciamo, di questo tipo qui è diversa dalla Mercatore, però è quella a cui siamo abituati, quella più familiare. Quindi forse le coniche sono quelle più utilizzate, perché sono le più accurate e precise quando si tratta di descrivere una porzione relativamente ampia della superficie, ma non tutta quanta. Sì. E poi c'è anche da notare il fatto che, come dire, la scala comunque ha un'influenza su questo aspetto, nel senso che tanto più ci avviciniamo, soprattutto quando si fanno dei lavori di tipo tecnico, di rilievo dei terreni, insomma,
tutto quello che fa parte di scienze della terra, geologia e via dicendo. Poi quando si lavora su, su delle carte molto dettagliate, spesso si adottano delle specifiche proiezioni che permettono fondamentalmente di portare paralleli meridiani in modo, cioè proiettarli in modo che aderiscano su una griglia ortogonale, anche per fondamentalmente semplificare disegno, misurazioni e via dicendo. Quindi poi esiste tutta una selva di proiezioni super super diciamo di nicchia, funzionali, che servono appunto a ridurre al minimo le distorsioni per una specifica porzione di terreno, perché uno appunto si concentra su una scala molto dettagliata. Sì, assolutamente. In realtà, appunto, se voi i vostri manuali di storia, molto presumibilmente, allo stesso tempo, quando studiate le scuole medie e le scuole superiori, presentavano proiezioni, appunto, vuoi iconiche, vuoi come dire, miste, vuoi proiezioni azimutali per mostrare i poli, la guerra fredda, queste cose qui. Invece, sulla domanda che faceva Giulio, esistono proiezioni costruite su sfere geodetiche? Non lo so io, però è possibile, credo che non sì, sia. Sì, anche io non me ne ricordo, di averne, cioè, me ne vengono in mente di particolari, però sì, sono di fatto le poliedriche, quindi di fatto l'operazione che fa Fuller nel momento in cui viene ripetuta a una risoluzione maggiore, coincide con questa cosa qui. Quindi... Però Fuller lo fa con un solido regolare? Sì, sì, l'icosaedro regolare, sì. Come oltre l'icosaedro non si può andare? No, però una sfera geodetica, un poliedro, sì. Non è... un poliedro. Di fatto una sfera geodetica è composta da triangoli tutti uguali, quindi... Però non so come funzioni, però non è un poliedro regolare di sicuro, perché non è possibile farle oltre all'icosaedro. No, però diciamo i triangoli di una sfera geodetica sono tutti uguali tra loro. E quindi probabilmente è possibile proiettarlo, però sì, bisognerebbe... francamente non lo so. Io. Sì, non ho mai visto uno strumento che permetta di decidere il numero di... come dire, poi la risoluzione della sfera geodetica, quindi il suo grado di, diciamo, di quanti poligoni ha. E poi, probabilmente con un software, in realtà un modo semplice per poterlo fare potrebbe essere con un software di modellazione tridimensionale, in cui si può prendere una sfera, ridurre il numero, cioè rendere la superficie una mesh poligonale, ridurre a piacere il numero dei poligoni e poi proiettare una texture, anche una mercatore. In quel modo si avrebbe di fatto una proiezione su un poliedro in cui si decide il numero di poligoni. Adesso non so, questa in maniera abbastanza precisa, credo, sì. Comunque, fondamentalmente, la geodetica, in pratica, tu costruisci questa sfera, diciamo così, segmentando una geodetica, cioè la massima circonferenza, un'ortodromica, però non è possibile matematicamente costruire un poliedro regolare, bisogna capire, sì, probabilmente in base a come è costruita, penso che si possano fare delle proiezioni locali della singolare e poi connettere una all'altra. Però effettivamente non possono essere uguali i triangoli. Sì, forse sono molto simili, ma non tutti uguali. Perché non... infatti, non possono, cioè, nel senso che io so per certo che oltre all'icosaedro c'è una dimostrazione che non si può andare con i poliedri regolari. Però sicuramente i poliedri regolari che abbiamo visto prima e anche quelli i soliti pitagorici, che sono combinazioni di poliedri regolari, probabilmente consentono vari tipi di proiezione. Va bene, conoscete librerie, esempi di Python 3? E dice, conoscete librerie o esempi in Python
P3JS, JavaScript di presentazioni crittografiche per portare i principi matematici a livello di codice. Di tre. E, beh, poi cioè, in realtà le librerie JavaScript che vengono utilizzate maggiormente per front-end di servizi web mapping sono in realtà Leaflet e OpenLayers. Però cioè, lì stiamo su un livello, diciamo, di tre, proprio più orientato alla visualizzazione di dati quantitativi, quindi anche mappe e carte, e mentre diciamo in caso di insomma, rappresentazioni di dati georeferenziati di dataset di vario tipo sul browser, queste sono le due librerie maggiormente in uso. Poi c'è, diciamo, tutto un layer di strumenti informatici, diciamo, da linea di comando, che poi sono quelli su cui, diciamo, l'interfaccia di QGIS è costruita, che permettono di fare varie trasformazioni, fra cui ad esempio una libreria che si chiama PROG, che si occupa fondamentalmente della riproiezione di differenti tipologie di formati georeferenziati su differenti tipologie di proiezione, anche customizzate, insomma, cioè sulla base di formule matematiche o di valori prodotto, inseriti da voi, non semplicemente proiezioni standard, ecco. Comunque, diciamo così che oltre alla tirannia dell'alfabeto abbiamo aggiunto la tirannia dell'ammercatore che andrà allo stesso modo combattuta con questi strumenti, insomma, appunto impossessandoci della possibilità di controllare, insomma, le librerie, potremo anche gestire meglio le rappresentazioni della Terra. Beh, sì, di fatto è frutto dell'accentramento del calcolo sui server dei servizi web mapping, perché in realtà, come dire, ci sarebbero anche gli strumenti per mettere, come dire, la riproiezione dei dati sul browser degli utenti, però, diciamo, in termini di economia ed efficienza dell'infrastruttura, i dati che vengono inviati dai server sui nostri browser sono delle tile raster e quindi non più modificabili, se non chiaramente con distorsioni e problemi di vario tipo. Però ad avere a disposizione, come dire, i dati numerici grezzi, ci sarebbero tutti gli strumenti per, come dire, riproiettarsi i dati, quindi le carte, sul proprio browser con una proiezione a propria scelta. Abbiamo strumenti pazzeschi, ma come sempre il solito problema della compressione che ci porta al codice binario, all'alfabeto, finisce che paradossalmente limitiamo nelle possibilità comunicative, perché effettivamente potremmo fare Beh, sì, tantissimo. cioè, di base è proprio, cioè, infatti alla radice è proprio lo stesso problema, l'efficienza della trasmissione poi riduce tutte le possibilità, sì, insomma, Però è anche questo. una questione di consuetudine di utilizzo dal lato dell'utente, no? Dipende, nel senso che le consuetudini, come si è visto, possono cambiare molto rapidamente. Cioè, se una proiezione si dimostra più efficiente per un certo scopo, molto rapidamente. Beh, cambiano rapidamente se da domani tipo tutto Google Maps viene, come dire, proiettato in un altro modo, insomma, cioè a livello di utilizzo su scala mondiale, intendo. Non si sa da che cosa possono essere generate queste rivoluzioni, nel senso, possono essere generate da tantissimi fattori, anche incontrollabili. Quindi è chiaro che adesso per economia, per vari motivi, si fa così, ma non è detto che si possano trovare altre strade, insomma, e che queste strade non risultino vincenti. Cioè, è una questione anche di cercarle, nel senso che insomma, il fatto che in qualche modo ci sia questa situazione, cioè, possiamo non vederla come irreversibile. Una volta che conosciamo gli strumenti, che abbiamo la possibilità di utilizzare e di calcolarci le proiezioni che vogliamo, perché non utilizzare quelle più giuste?
e a quel punto le persone, tra l'altro appunto sicuramente non è, come dire, non è detto che non ci siano tante altre proiezioni in uso a cui siamo già abituati, ad esempio quella che vedete adesso è una conica, tutti quanti quando pensiamo all'Europa la vediamo così, la pensiamo così, e non con una proiezione Mercatore che ci farebbe vedere la Scandinavia molto più grande di come è presentata in questo caso qua. Quindi l'immagine che abbiamo dell'Islanda e della Scandinavia è più o meno questa, che seppur fortemente distorta, non è tanto distorta come lo sarebbe con una Mercatore, insomma. È tutto grazie alla sigla del TG1, fondamentalmente. Certo. Quale previsione del tempo? Esatto. Va bene, vedo che non ci sono altre domande, forse riusciamo a finire prima stasera. Ti piacerebbe. Ecco. Tanto io conto la rovescia. 10? 9? Magno, fai una domanda. Ne ho fatte già un paio. E fanne un'altra, no? Questo è sei cecconi, vero? Immagino. E chi può essere? Ma io proprio... Se noi vediamo ad esempio sulle proiezioni di Mercatori, quelle europocentriche, l'inclinazione dell'Italia fa sì che ad esempio il Veneto sia più ad est rispetto al Lazio, cosa che invece non è vera. Ci sono tante distorsioni, può essere, sì sì. È il concetto di destra e sinistra ad essere relativo. È che effettivamente tante cose che noi, cioè, per il fatto che diamo veramente quel valore di verità alla carta, che sopravvalutiamo la forza. Paradossalmente consideriamo idealmente la scrittura alfabetica come l'apice dell'espressione del pensiero, e in realtà diamo molto più valore di verità a un grafico, a una carta, che in realtà portano con sé delle distorsioni tanto grandi quanto l'alfabeto. Quindi questo è un paradosso, non so come dire. Questo è un paradosso. Comunque anche sulla cartografia, sulla visualizzazione dello spazio geografico, ci sono tanti pregiudizi come nel resto della scrittura, insomma. C'è anche una questione di alfabetizzazione, che non è scontato che una persona sappia leggere una carta geografica, deve sostanzialmente averlo imparato. Ecco qua. Allora, una domanda. Per quanto riguarda la cartografia celeste, invece ci sono esempi notevoli diversi da presentazioni usate oltre alle classiche coniche zenitali centrate su nodire zenit. Chi sa rispondere? Io non so rispondere su questo. Presumo di sì, perché tanto è... Confermo di non essere in grado di rispondere. Noi una volta per un progetto abbiamo fatto una mappa di Fuller, però con le costellazioni. Però questo è quello che so dire. Però di solito sì, quelle classiche sono quelle sì, diciamo, viste azimutali, credo sia, no? Cioè, si può applicare lo stesso principio a quello che sta fuori dalla superficie rispetto a quello che sta dentro. Certamente, perché poi è una proiezione su una... Una sfera più grande, di fatto. L'ideale, infatti, quindi non è che cambiano... Allora, a questo punto mi aggrego io con una domanda, ma come avete costruito la rappresentazione? L'avete approcciato come se fosse stato una vista di un modello 3D? Diciamo come se fosse stato, dico, un edificio, ma insomma... Adesso non mi ricordo, è un progetto, non mi ricordo esattamente il flusso che abbiamo fatto, però avevamo trovato delle... Credo esistano anche delle Mercatore, delle costellazioni, abbiamo riproiettata su una proiezione di Fuller.
quindi prendendo l'equatore celeste, facendo coincidere con l'equatore sulla proiezione di Fuller, e poi facendo vedere a nord, a sud, quello che diciamo, si vede nell'emisfero boreale, quello che si vede nell'emisfero australe. E poi abbiamo fatto questi solidi, sì, questi icosaedri con tutte le costellazioni. Sì, beh, del resto il principio è lo stesso, come si può fare in un senso si può fare nell'altro. È chiaro che le costellazioni che hanno intrinsecamente il fatto di essere fondamentalmente viste da emisferi, chiaramente alcuni tipi di proiezione si prestano meglio a questo tipo di trattamento, però detto francamente cioè, qualsiasi proiezione potrebbe essere altrettanto valida, altrettanto possibile. Se non ci sono... Scusate, aggiungo soltanto una cosa. Sono io quello che ha fatto le ultime due domande sotto prestanome di Stefania, che gentilmente ha concesso il computer. Ciao a tutti, io sono Alessandro, sono all'ultimo anno di ISIA, di editoria. Grande! ISIA Urbino o ISIA Faenza? No, è Urbino per forza, editoria, sì. ISIA Urbino, ISIA Urbino. Mi sto lanciando nel pazzo progetto di disegnare un Atlante celeste per il buon Natalini e appunto volevo in qualche modo generare le mappe scrivendo un programmino o in Python o in Processing. Quindi questa lezione di Radio Babele è capitata esattamente al momento giusto e siete meravigliosi tutti quanti. No, volevo chiedere a chi aveva detto di aver realizzato le proiezioni di Fuller delle costellazioni. Chi siete? Palesatevi. Io. Sì, con il mio studio si chiama Studio Folder. Perfetto. Credo che sì, se vai sul sito c'è il progetto. Abbiamo fatto. Era una mostra che abbiamo fatto al Planetario di Lisbona, appunto, per un lavoro un po', come dire, sì, con una diciamo cartografico, nel senso che poi quello che abbiamo presentato lì erano appunto queste cartografie celesti, però avevamo utilizzato queste basi per ricostruire differenti costellazioni di culture diverse, quindi utilizzare una mappa celeste per poi invece disegnare costellazioni appartenenti appunto alla tradizione cinese, quella dei nativi americani, e dei Maya e via così. Quindi c'erano, credo, 10-12 di queste carte diverse in cui appunto avevamo rappresentato costellazioni appartenenti a, diciamo, appunto a momenti storici e culture diverse, che non sono semplicemente lo zodiaco, che invece è il mondo in cui noi conosciamo, no? L'alfabeto della costellazione. Ecco. Sì, quindi sul sito nostro c'è sicuramente il progetto. Perfetto, perfetto. No, grazie mille, perché infatti sì. Sto iniziando a documentarmi su tutto l'argomento, quindi e appunto per adesso ho trovato soltanto le classiche proiezioni o di Mercatore o le coniche delle varie, dei vari settori di cielo, oppure i due classici emisferi appiattiti, che sono delle azimutali, immagino, centrate su polo nord e polo sud. Quindi sto iniziando un po' a... Ecco. Sì, lì abbiamo usato le Mercatori, mi sa, poi le abbiamo riproiettate su un... Perfetto. Su un Fuller. No, grazie mille. Niente. Ok. Ecco, mio Astrid, grazie, ti ho messo il link. Chi è che ha messo il link? Francesca. Non si sa chi. C'è anche una pubblicazione del progetto su diverse costellazioni. Sì, c'è il link che c'è dopo. Ce l'hai? Sì, sì, è lì. Francesca l'ha pubblicato nella chat subito. Ah, no, pensavo una pubblicazione editoriale. Una pubblicazione, scusami, no, non c'è, non è stata fatta. Erano state stampate delle mappe che... Però per la mostra, appunto, abbiamo fatto delle mappe e poi dei tavoli anche in cui le costellazioni erano incise su dei tavoli di acciaio. Comunque, io sono. C'è anche un sito che però adesso non è più attivo, perché è un progetto abbastanza vecchio. C'era un sito in cui ciascuno poteva disegnare le proprie costellazioni. Qui dice ci sono un sacco di. Sì, il sito David Ramsey è abbastanza
famoso. Niente, no, allora diciamo così che ecco, in una certa misura io ho voluto parlare di cartografia perché in particolare di proiezioni, da un lato perché c'è questa questione della, appunto, del liberare le possibilità di produrre nuove visioni della Terra, e, insomma, in una certa misura togliere monoliticità da alcune forme, diciamo così, prevalenti, per vari motivi, anche legittimi. E dall'altro perché rispetto al discorso più generale della sinsemia, che è quello che conduce, insomma, un po' tutto il fil rouge di queste puntate di Radio Babele, la proiezione cartografica è un formidabile contesto, perché ha seguito le lezioni, le puntate precedenti, sa qual è l'importanza del contesto per definire lo spazio della scrittura, insomma, è estremamente potente perché è pieno di elementi riconoscibili, insomma. Va bene, io direi che possiamo chiudere. Vi ringraziamo tutti i resistenti partecipanti fino all'ultimo e settimana prossima torniamo di mercoledì e parleremo di Gioacchino da Fiore e quindi passiamo dalla cartografia alla teologia in una sola mossa. E in particolare, vai. No, pensavo avessi finito, volevo ringraziare, ma vai pure avanti. No, ci occuperemo della in particolare del Liber Figurarum e in particolare degli anelli trinitari, con due ospiti anche al prossimo caso. Prego, salutate. Ciao a tutti, grazie mille. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, grazie mille.